Io non ho più parole per descriverlo! Io Mamma non mia, ho fan parole! Come? pressione, come solo Pelé. Pelé! Mbappé, come Pelé, Pelé! Mbappé, Pelé, Mbappé. Manca a farla apposta, però la nazionalità Non è c'entra nulla, non differente! c'entra nulla, ma parliamo pure di due epoche diverse e anche di due giocatori diversi, ragazzi. Sì, Non ho me ne voglia. capito, ma ti stai rendendo No, no, conto la del record che ha statistica. No, 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 la messo? statistica ha del clamoroso perché è stato l'unico. Anzi, Mbappé è l'unico calciatore ad aver segnato 7 gol in un mondiale, cioè no, in un mondiale singolo, nella storia dei mondiali prima dei 24 anni. Ma se ne È dovesse clamoroso. fare 8, io non so se Pelé, credo che Questo lo abbia allora, eguagliato il record. su questo mi informerò, però probabilmente questo è un record che può essere migliorato, anche perché i mondiali finiranno proprio a ridosso di Mbappé che compirà 24 anni, Ma quindi è quello che penso anche io, se si sbriga infatti. può essere che migliorerà sta Se statistica. hanno cacciato sta statistica è perché Pelé ha fatti massimo 7 sotto i 24 I anni. record sono fatti per essere battuti, prima o poi Sì, doveva arrivare ho capito, ma qualcuno. come dici te, sono due epoche storiche completamente Completamente diverse, diverse. certo. Cioè, questo è un altro tipo di calcio, è un calcio Un sicuramente più altro tipo di calcio, difficile. per carità, però è Non una voglio sta. mancare di rispetto a Pelé, ovviamente, No, ci no, 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 mancherebbe, eh. sono due record che hanno la stessa valenza, perché comunque sono due cose impressionanti, però ho detto, prima o poi qualcuno doveva arrivare a infrangere sto record. Ciao e ben ritrovati. Lasciate un mi piace per supportare gratis i nostri contenuti. Guarda che capelli. Iscrivetevi, attivate la campanella Lo così stai mai a non me. sapete. Attivate la campanella e iscrivetevi per non perdervi mai le notifiche. Il post partita di Polonia-Arabia Saudita l'ho pubblicato sul secondo canale YouTube. Quindi mi raccomando, seguiteci anche lì. C'ho anche un terzo canale YouTube Extra Calcio. Sto aspettando che arriva sta cosa per fare sto video sul terzo canale. Mo' che arriva, Va preparatevi. Tutti i canali in benissimo. descrizione o durante il video compariranno qui. Sì. Allora, Francia-Danimarca, una bellissima partita. La Danimarca non è stata assolutamente da meno, però io vorrei che tu esprimessi due paroline sulla vittoria della Polonia, ma soprattutto sul primo gol in un mondiale. Lo so che fa strano a disse, Di ma è Robert vero. Lewandowski, Sì. incredibile, incredibile quello che è successo. Cioè, finalmente Lewandowski riesce a Ma levarsi di posso dirti la dosso sto verità? macigno, sto peso enorme. Io prima sicuramente pure nel 2018 a Bologna c'era il mondiale. Non mi ricordo, non mi ricordo, devo Ma sicuramente essere era una cosa che avevo già sentito e risentito, però ogni volta che la risento sincero. dico: Sì, ma com'è possibile che Lewandowski al mondiale non ha mai fatto un gol? Non ci credo manco se lo vedo. È è vero. vero. E ok, lacrime liberatorie, Sì. un contentino per lui, poverino, se pensiamo a quel pallone d'oro che non gli è stato assegnato. Pallone d'oro che non è stato assegnato, ma che secondo me non potrà essere compensato con nulla. Cioè, No. non gli verrà mai restituito Però da nulla. le lacrime di un calciatore che segna in un mondiale, che ne ha segnati a fracche dei gol, Guarda, sentito la significano statistica, tanto. era quello che ha segnato contro l'Arabia Saudita il 77esimo gol realizzato con la nazionale polacca, il primo, solo il primo nella storia dei mondiali. Quindi ne ha fatti 76, 76 con la Polonia. No, 77? 76 con la Polonia, sei fuori dal Esatto, mondiale, il quello è il 77, esatto, al di fuori del mondiale 76. problema. Ho Il paura. primo 77esimo è stato, quindi figurate che storia c'ha dietro. Francia-Danimarca. Allora, Sì. io partirei da questo presupposto e qui entra in gioco la mia onside. Guarda là! Guarda là, Mbappé, il secondo gol di quanto! Poteva sembrare fuori gioco, regà! Te l'avevo detto, ho Di fatto. Guarda una che può scureggia essere in fuori gioco. gioco de spalla di Mbappé sul secondo gol. E invece no, stava in Che riga de poco ta la de tanto spalla lo così. De teneva dentro. tanto così. La Danimarca ha Sì? già battuto in questo anno solare due volte la Francia. Una volta Esatto. 2-0 in Danimarca, se non ricordo male, e un'altra volta non mi ricordo. Era come dicevamo la Una delle scorsa due mi sa volta, che in era Nations Nations. League. Una delle due mi sa era Nations. O forse erano Ok, andate ma forse era le due. andata in ritorno da Nations, Boh, non mi probabilmente. ricordo. Però è un dato che deve far riflettere. Sì, E assolutamente. quello che abbiamo visto in questo anno solare tra Danimarca e Francia si è ripetuto anche nel mondiale. La partita Perché, comunque tosta per la fermate Francia. però con le dovute proporzioni, perché se guardiamo il primo tempo, una mole di occasioni da rete incredibili create per la Francia. Ma ovviamente, però parliamo Però de,
nel secondo due squadre che per me c'hanno una grossa differenza nell'undici. Cioè, la Francia è nettamente più forte della Danimarca. Però vedi che l'organizzazione della Danimarca, certo, vince solo 2-1. Assolutamente sì, ma al momento, perché manca ancora qualche minutino. No, al momento io sono convinto che non che non ci sarà. Io preferisco sempre dire al momento. Poi vediamo quello che succede. Primo gol Mbappé, ovviamente protagonista. Sì. Ma anche Theo Hernandez ha fatto la sua. Assolutamente sì. La triangolazione, certo. Theo Hernandez mi è sembrato veramente, come dicevano i cronisti Rai, sì, vedere un'azione del Milan. Perché il Milan, sì, con Theo Hernandez le fa spesso queste cose. Va sul fondo e poi rimette in mezzo per il giocatore entrante che gli ha dato la palla. Sì, esatto. Vabbè, che batte per la triangolazione. Secondo me non è un caso che Theo Hernandez viene considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Anzi, io mi stupisco di come Deschamps se ne sia accorto di Theo Hernandez. Cioè, l'ha scoperto da pochi mesi a sta parte. Dice, oddio, c'è un modo di poter convocare un calciatore così forte. E se tu pensi che alla prima della Francia si è fatto male il fratello. Esatto. Ed è subentrato lui. Esatto. Vabbè, quindi, nelle gerarchie, manco in titolare ancora nella testa di Deschamps. Lucas Hernandez, parliamo pure di un altro fenomeno. Vabbè, però sono due giocatori diversi. Sono fratelli, ma sono due giocatori diversi. Sono due giocatori complementari. Lucas Hernandez è un calciatore che a livello difensivo può fare... Sì, più completo. Più completo, ma proprio nel concetto di difensore puro. Cioè, lui può fare il centrale, può fare il terzino a sinistra. Cioè, dove lo metti sta. Invece Theo Hernandez è la classico terzino moderno, molto molto di spinta, molto offensivo. E le qualità offensive che c'ha Theo Hernandez non ce l'ha Lucas. Ma forse anche vecchio stile, Stile vecchio, terzino fluidificante della volta, Il fluidificante però si fermava a centrocampo, fluidificava l'azione dalla difesa verso il centrocampo. Però si vedevano all'epoca dei terzini per così, carità, capitava. Sì, ovviamente Roberto Carlos, ma che comunque è già di un'altra epoca, è passata quell'epoca. Ma non è il terzino fluidificante a centrocampo. Sì, certo, ovviamente. Una però... cosa è quella esagerata. E il gol dell'1-0, importante detto, per la Francia. Sì. La Danimarca però, che non è che sta a guardare. No, la pareggia quasi subito. Infatti è quella la cosa quasi che subito mi stupisce di una Danimarca organizzata a livello mentale, gioca sempre con i presente, più forti del mondo quasi, comunque dei... una delle squadre più accreditate per la vincere questo mondiale, ancora campione del mondo in carica. Pareggiano la partita, rischiano addirittura di fare l'1-2, ed è quella, esatto, la cosa che mi ha lasciato particolarmente a bocca aperta. Incredibile. E poi però quando ti ritrovi dalla tua, non mi ricordo l'assist, ma aiuti, non mi ricordo l'assist chi l'ha fatto. Stavamo pure a D, assist o non assist. Mamma mia, veramente. Ragazzi miei, quando l'ha fatto, ma che palla gli ha messo? Secondo te è più merito di Griezmann o di Mbappé? Perché la palla era perfetta, la però... palla era tanto perfetta. Però da là, da quella posizione, come l'ha scagliata lui a rete, secondo me pochi. Ma poi, potevano de coscia. Cioè, capisci? È proprio quella, è la rabbia. No, è proprio la rabbia di volerla buttare dentro in qualunque modo. Dice, c'ho l'occasione di stare davanti alla porta, ma arriva sto pallone perfetto, non posso sprecarlo, la devo buttare dentro in qualunque modo. No, perché secondo me lui, mentre gli stava arrivando la palla, aveva capito che era difficile concludere l'azione in un altro modo, quindi era l'unico plausibile per metterla dentro. E c'è riuscito. Scusate, è venuto da ridere. Cioè, è l'unico modo... Ci tua. Voi capite bene quella che è la dimensione di un calciatore. Sì. Io qua è finita. In questo momento. Finisce in questo momento. Io qua te lo dico e quanto lo nego. Se la Francia vince il mondiale, Mbappé pallone d'oro 100%, già scritto nella storia. Perché l'assegnazione del pallone d'oro, sto mondiale vale 3 gol. Appunto. 3 gol segnati in 2 partite. Appunto. Ma che sta. Pure se smettete di giocare, la Francia vince il mondiale, io lo danno a lui. Vuoi scommettere? Non lo so. A prescindere, pure allora, se poi comincia a non segnare più. No, deve continuare su sto livello. No, assolutamente. Staremo a vedere. Ciao.